Seconda parte di Faccia a Faccia con Francesco Graziani, eravamo rimasti al rigore di Roma-Liverpool nel maggio dell'84. Molti si chiedono ancora oggi, ma Falcao, perché non lo tirò quel rigore? Si è parlato tanto, no, È ciò che gli di questa abbiamo un po' decisione. rimproverato noi, perché ci sono dei momenti nella carriera di un calciatore che non ti puoi tirare indietro. Anche perché in quella circostanza avrebbe dovuto tirare Strugeli il calcio di rigore. E noi gli abbiamo detto: Paolo, non può tirarlo Strugeli, perché se lo sbaglia. Allora, nella logica, se qualcuno deve sbagliare il rigore, deve sbagliare il giocatore più rappresentativo. Non puoi tirarti indietro, ma lui disse: io se E volete lo stava calcio, bene. io se volete lo calcio, però non mi sento sereno, non mi sento tranquillo. Allora a quel punto abbiamo deciso di farlo tirare a Strugeli, a Chierico, perché l'ultimo a calciare sarebbe stato poi Che Odoacre poi Chierico e non Strugeli. E magari chissà, siccome Strugeli se la sentiva, magari avrebbe fatto davvero gol lui. Tante volte bisognerebbe andare è vero. dietro a certe sensazioni e non magari a qualche altra cosa, insomma. In questo periodo che abbiamo raccontato per sommi capi, ovviamente c'è anche la nazionale, 64 presenze, 23 gol, il nono marcatore di sempre nella storia azzurra. Ecco, più soddisfazioni con la maglia azzurra o c'è qualche rimpianto, magari qualche successo in più che non è riuscito a No, conquistare? io credo che quando giochi per quasi 9 anni in nazionale, sei tra i giocatori in assoluto più forti d'Italia, tra le convocazioni e le volte che giochi, poi c'è anche tanta concorrenza a livello di nazionale, quindi tu devi sempre giocartela con i più forti attaccanti d'Italia. E io per tanti anni sono sempre stato titolare, poi sono stati dei momenti dove sono uscito, mi sono dovuto accomodare in panchina, come per esempio è successo nei campionati del mondo del 78, del 78. Ecco, lì c'è un po' di rammarico perché io nelle qualificazioni insieme a Bettega avevo fatto molto bene, però poi arrivi ai campionati del mondo e pensi che sia la vetrina più logica, più importante da dover figurare. Esplose Paolo Rossi. In quel periodo venne fuori il fenomeno Paolo Rossi e mi ricordo anche la difficoltà di Berzotte, perché quando poi ci trovammo al momento cruciale, io mi ricordo 2 giorni prima che noi esordissimo con la Francia a Mar del Plata, venne Berzotte in camera mia e mi disse: Ciccio, ti devo dare una notizia che non ti farà piacere. Io so quanto sei stato importante per noi per le qualificazioni, so quanto hai lavorato per questo progetto, però io da allenatore in questo momento devo salvaguardare soltanto i risultati della squadra e non posso fare la formazione pensando a quello che è stato o a quello che provo sentimentalmente per voi giocatori. Tu sai che sei una persona che io mi porto nel cuore, ti stimo molto, però devo far giocare Paolo Rossi, quindi l'esordio con la Francia giocheranno Paolo Rossi e Bettega davanti. E io dissi: mister, a me mi dispiace molto perché ho lavorato tanto per arrivare qui per cominciare a giocare io questo mondiale. Però siccome ritengo che lei è una persona talmente corretta, onesta, e la ringrazio di quello che mi sta dicendo, spero che ci sia un'altra opportunità, perché spero e mi auguro che comunque il fatto che io sia in Argentina possa rappresentare un'esperienza importante anche per me. Magari se ci sarà la possibilità di giocare qualche spezzone di partita o magari un'altra occasione. Oggi non succederebbe che un allenatore magari va anche a intrattenere un rapporto umano con un calciatore, Sì, no? ma Oggi forse c'è più. penso di no, ma per noi Berzotti è stato un grandissimo selezionatore e poi una Un persona padre meravigliosa, quasi. un padre, un fratello maggiore. Io credo che oggi non esiste la possibilità che un giocatore vada da Prandelli e gli possa esporre anche dei problemi personali. Sono sicuro che questo non può succedere, mentre invece all'epoca succedeva. A me mi è successo anche di confidarmi con Berzotti anche per questioni mie personali di famiglia e di quant'altro, e lui è sempre stato molto disponibile, ecco perché per noi era più un papà, una figura importantissima più che un allenatore. 11 luglio 1982, cioè 4 anni dopo rispetto all'episodio che ha raccontato. Tanto l'unico gol che ha segnato Graziani nei campionati del mondo al Camerun, nel girone eliminatorio. Poi arriva la finalissima di Madrid, 10 minuti e si fa male. Io non so, Ma oggi a ripensarci a guarda, quell'episodio, se ancora si arrabbia. io quando ripenso a quell'episodio penso invece alla tristezza, all'amarezza che ha vissuto Giancarlo Antognoni, che poi tra l'altro era in camera con me, Giancarlo. È una E camera un po' è sfigata stata un quella. po' sfortunata sotto quell'aspetto lì, sì.
in quella determinata circostanza. Io devo dire che la preparazione alla partita, quando è la formazione, quando arrivi allo stadio, ti prepari le scarpe, fai riscaldamento, poi c'è l'inno, poi comincia la partita. Ecco, quando comincia la partita, quello di bello in una realtà come quella è tutto ciò che vivi prima, perché nel momento che poi fischia l'arbitro, non dico che diventa una partita come tutte quelle altre, ma quasi, perché poi ti concentri su quello che devi fare. Sai mediaticamente che dietro c'è un mondo che ti sta guardando, non è una partita normale, però quando fischia l'arbitro diventa una partita come tutte le altre. È aver vissuto l'anteprima di una partita così importante Lascia qualcosa, immagino. che mi gratifica tanto. Poi è chiaro, giochi 8-9 minuti, esci. Questo dispiace molto, però la partita io l'ho giocata, è come se l'avessi davvero giocata, non l'ho giocata tutta, l'ho giocata solo un pezzettino. Poi quando fai questo mestiere devi sempre mettere in preventivo che ci può essere un infortunio, ci può Insomma, essere proprio nella qualsiasi. finale dei mondiali, però Certo, è sarebbe dura stato da bello, accettare, no? no, è dura da accettare, però poi bisogna anche essere attenti e riconoscere che nonostante tutto siamo sempre state delle persone molto fortunate. Prima ha citato Susanna in un paio di circostanze, voglio spostare un po' il discorso anche alla sua vita privata. Lei è stato un grande calciatore, è stato un allenatore anche con qualche risultato, un ottimo dirigente, soprattutto ad Arezzo. Che voto si Beh, dà? adesso abbiamo fatto un miracolo. Adesso abbiamo fatto un miracolo. Che voto si dà come marito e come padre di Gabriele e di Io Valentina? Possiamo vedere la foto con Susanna? Non so se la regia. Eccola qua, foto con sua moglie. mi do la sufficienza, mi do la sufficienza e non voglio sembrare presuntuoso a darmi un voto più alto. Io credo di aver cresciuto i miei figli. Come mi hanno cresciuto i miei genitori, sempre con correttezza, con onestà, con educazione, ho cercato di trasmettergli valori positivi, e soprattutto poi i figli diventano un valore importante anche per noi, perché io dico sempre, non bisogna mai mettersi in condizioni che un giorno un figliolo, una figliola ti possa dire papà, ma che hai fatto? Se tu hai sbagliato, sei un brutto esempio anche per loro. Quindi a volte sono loro che ci mettono in condizione di dire comportiamoci bene perché dobbiamo essere un esempio per loro, perché se sbagliamo noi a maggior ragione possono sbagliare loro. Allora gli trasmetti i valori veri della vita. Io sono sicuro, sono certo che oggi i miei figli, Valentina ha 32 anni quasi, Gabriele 38 anni, ma io sono orgoglioso di come sono cresciuti, di come si comportano e degli apprezzamenti che hanno quando sono in compagnia e soprattutto quando le persone mi riferiscono a volte di alcune cose di loro. E quindi questo mi riempie di gioia perché vuol dire che le cose sono state fatte bene. Lei è un aretino d'adozione praticamente, Beh, abita direi di qua da sì. moltissimi anni. Mi dice una cosa che le piace di Arezzo e degli aretini e una cosa che proprio non sopporta. Non sopporto il troppo provincialismo che c'è. Ti danno a volte dà quasi l'impressione che ci sia molta invidia in questa città. Se uno fa qualcosa, ti dà quasi l'impressione che siano contenti se ti Se ti va va male. male, sì. Non trovo in questa città uno spirito costruttivo nelle cose, ma io sai, forse sono sfiduciato dal fatto che, essendomi esposto in prima persona attraverso il calcio, ho ricevuto pochi attestati di stime, di affetto e molte invece critiche, molte Soprattutto da problematiche. presidente, devo dire, infatti Esatto, ci stiamo per arrivare, no? soprattutto da presidente. Mentre invece trovo che di positivo che è una città tranquilla, si vive bene. Arezzo è a misura d'uomo, trovi ancora molta genuinità nelle persone. Io poi vivendo leggermente fuori, un po' in campagna, a Tregozzano c'è molta familiarità. Arezzo, ecco, vivi bene perché le distanze sono minime, trovi parcheggi. Qualità della vita, diciamo, La no? È quella qualità della vita che fa la differenza. per me è molto positiva, è molto bella. Non le chiedo se è stato più complicato fare il calciatore, l'allenatore o il presidente, perché so già quale risposta mi darà, insomma, no? In qualche altra intervista lei diceva anche di notte, a volte non riuscivo a dormire perché avevo mille pensieri. Perché accettò nel 93 di far ripartire Ma l'Arezzo da perché? presidente? No, perché c'è stato questo comitato di sostegno che mi responsabilizzarono. C'erano le istituzioni che mi hanno chiesto la disponibilità, almeno come immagine all'inizio.
perché dovendo ricostruire bisognava trovare una persona che fosse al di sopra di tutte le parti. Non c'era in quel momento una persona su cui identificarsi per ricostruire un'entità calcistica. E tutti penseranno a me, io dissi va bene, mi fa piacere, anche perché io dovevo sdebitarmi un po' con Arezzo, io ho un debito di riconoscenza verso la città, verso la società dell'US Arezzo, perché mi ha dato i natali, perché io qui sono nato, qui sono cresciuto calcisticamente e mi ha portato anche tanta fortuna ad Arezzo. Allora dissi va bene, lo faccio volentieri, ma io devo farlo per poco tempo. Invece... Tanto è vero, mi preoccupai di andare a parlare con Matarrese, con la federazione. E lì ottenemmo un risultato grandissimo, perché su 1,5 miliardi mi sembra di debito che dovevamo assumerci, ci fecero subito un taglio del 30%, ci siamo assunti 750 milioni soltanto di debito, che erano tanti, però la banca furono eccezionali, il comitato di sostegno fece un lavoro di base straordinario facendoci arrivare un bel po' di soldi per sostenere questo impegno. Io dovevo essere un impegno limitato, e invece poi cosa è successo? Piano piano, piano, alla fine siamo arrivati a 5 anni. Poi io dopo mi sono intestardito, perché c'è stato un momento che avevo voglia di lasciare, non avevo più voglia di portare avanti questo progetto. Però per lo me era come una cicciovatte, ne sì, ricordo, sì, insomma, sì, c'erano ma, stati. Addirittura una volta scrissero Ciccio Pezzente, senza soldi vuoi fare il presidente. Presidente, è vero, me lo ricordo. No, bene. C'è stato dei momenti con la tifoseria che loro molto probabilmente non capivano le grandi difficoltà. E ripeto, c'è stato un momento che ero deciso ad andarmene, però poi Aldo Della Ragione, col quale un anno feci una chiacchierata in un particolare momento della nostra realtà, mi diede la forza e la spinta, attraverso un dialogo che ebbi con lui, di continuare a fare il presidente. E poi non mi piaceva uscire da sconfitto, sarei uscito da sconfitto quella volta lì. Allora dissi no, ha ragione Aldo Della Ragione, non posso uscire in questo momento da questa realtà. Pistoia, 14 giugno 98, Arezzo Spezia 2-1, il ritorno in C1, è il ricordo più bello? Beh, in assoluto, quella è la soddisfazione più bella, Andrea, perché... Se la ricorda la formazione, l'altro possiamo vedere, se la ricorda la formazione di quel giorno? Beh, vedo che c'è Tardioli, Cipolli, c'è Spinelli, poi c'è... Mearini Barni, di Loreto, Pilleddu, poi c'è Baiocchi, poi c'è l'altro, non lo vedo Signorini, poi c'è Balducci e Grilli. Beh, una formazione di grande rispetto. Mancava Cerqueti quel giorno. Mancava Cerqueti, sì, esatto. Ma, ragioniere di centrocampo. Ma quella fu una soddisfazione ma grandissima, meravigliosa, pari alle grandi soddisfazioni che ho vissuto da calciatore, perché lì ci abbiamo messo tanto di nostro, tanti sacrifici, tante notti insonne, tante preoccupazioni. E poi ci eravamo presi in impegno. Io dissi, in 5 anni vorremmo riportare Arezzo nella stessa categoria dove era quando è stata poi radiata. E ironia della sorte, ci siamo riusciti proprio in quei 5 anni. E quella è stata una grandissima soddisfazione. Io a Pistoia quel giorno ci siamo abbracciati con mia moglie, abbiamo pianto davvero, perché è stata una gioia immensa. Il coronamento di un percorso dove anche lì siamo riusciti, con tanta fortuna e con l'amicizia di tanti amici che ci hanno supportato, ad uscire anche un'altra volta vincitori. Non era facile. Dopo di lei Bovini, poi 10 anni di Piero Mancini, un altro fallimento, Massetti, Severini, adesso Mauro Ferretti, che proprio la settimana scorsa si è insediato, sabato scorso. Perché è così difficile fare calcio ad Arezzo? Glielo chiedo, abbiamo proprio l'ultimo minuto. Ma poi è difficile soprattutto in questo momento per le situazioni finanziarie in cui si trova non solo l'Italia, ma l'Europa e il mondo. Però ad Arezzo è ancora più difficile. Arezzo forse è difficile perché manca la cultura dello sport. Se tu vedi, tu prendi altre città, vedi che chi più chi meno hanno comunque una rappresentanza importante a livello anche di Serie A, anche in altri sport, che può essere il basket, la palla a mano, la palla a volo, il rugby. Arezzo si fa fatica in qualsiasi ambito sportivo a crescere, perché manca la cultura, manca la partecipazione, manca l'entusiasmo, manca la voglia di sentirsi dentro un progetto. Io credo che Arezzo in questi ultimi anni avrebbe potuto tranquillamente arrivare anche alla Serie A,
Però o per motivo o per un altro non ci siamo riusciti anche nei momenti più importanti con la presidenza di Piero Mancini perché qualcosa si è sbagliato. E siccome adesso si è sbagliato troppe volte e non abbiamo mai raggiunto i traguardi che questa città avrebbe potuto raggiungere. Le faccio vedere l'ultima foto che è relativa a Lauro Minghelli, che l'11 gennaio avrebbe compiuto 40 anni. Insomma, mi sembrava giusto farle fare un ricordo, visto che lei l'ha sempre considerato un po' il suo terzo figlio, Ma no? guarda, con Lauro io ho una storia molto, molto particolare. L'ho preso io dal Torino quando mio figlio mi disse: papà, guarda che c'è un giocatore molto bravo, però è sfortunato, ha delle problematiche e non riesce a guarire. Allora io me l'ha presa a cuore questa cosa qui e Lauro lo portai ad Arezzo. L'abbiamo riproposto, ci ha dato tanto lui dal punto di vista calcistico e soprattutto dal punto di vista umano. È l'unico giocatore, visto il rapporto anche che aveva con mio figlio, che è entrato a casa mia. Che ha mangiato con noi, al tavolo con noi, spesso quando anche non c'ero io, Gabriele lo portava a casa, mia moglie gli faceva da mangiare, era uno di casa e abbiamo fatto di tutto e di più per cercare di aiutarlo a sconfiggere quella malattia, ma lì abbiamo perso un po' tutti, perché purtroppo non abbiamo fatto i conti con Dio che lo rivoleva. Alla fine ci siamo messi la coscienza in pace, soprattutto negli ultimi giorni di vita di Lauro, perché sapevamo che non c'era più speranza, che è come se Dio ci avesse detto: ragazzi, non ve la prendete poi più di tanto, non soffrite più di tanto perché questo ragazzo mi serve a me e mi serve in paradiso. E allora ce ne siamo fatti una ragione. Le chiedo un'ultima cosa brevissima, prima di andare in chiusura, a 60 anni cosa vede davanti a sé Ma sai, io adesso? dico sempre che il bello della mia vita è che non so quello che posso fare domani. E allora l'obiettivo, spero che Dio continui a darmi la salute come sta facendo, perché poi ho dei progetti ancora, sto portando avanti adesso un progetto importantissimo con la Roma per delle Academy School negli Stati Uniti, ho già due scuole calcio mie in America. Ci sono dei progetti anche in Africa, per esempio, che stiamo portando avanti attraverso degli sponsor che ci potrebbero essere vicini e darci una mano. Ci sono tante cose, ecco, che stiamo portando avanti, però la cosa bella che mi piace sempre sottolineare è che io non so quello che posso fare domani e questo mi aiuta a vivere bene il presente. Grazie Francesco Graziani per essere stato con noi. Le faccio mille auguri per Grazie, Andrea. un futuro di soddisfazioni. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Faccia a Faccia, come al solito, è per mercoledì prossimo. Buona serata, arrivederci.